ragazze. Ciao! Ci apprestiamo a fare una ricetta di Natale. Sono dei dolci tipici napoletani, si chiamano struffoli. Questa pasta viene realizzata con 400 g di farina, 3 uova più 2 tuorli, buccia grattugiata di un limone, 2 cucchiai colmi di zucchero anche un po' in più, 40 g di burro, io ne ho messi 50 perché mi piace un pochettino il sapore del burro, si deve sentire di più, un pizzico di sale. Poi ho preso tutto l'impasto e l'ho messo nel bimby, ma voi potete fare anche a mano se non avete questo robot. E quindi ho impastato nel bimby per un paio di minuti, perché la pasta si è staccata poi dalle pareti del robot. Poi ho preso la pasta e l'ho versata sulla spianatoia. Qui ho fatto della pasta, l'ho allungata in questo modo. Non dimenticate di aggiungere anche un pizzico di lievito per dolci, in modo che queste palline risultino abbastanza morbide, friabili. Ecco. Tra una frittura e un'altra bisogna aggiungere anche dei tovaglioni, in modo da assorbire l'olio in eccesso. Ecco, adesso io faccio in questo modo. Questi piccoli dadini devono essere proprio piccoli perché poi quando li verserete nell'olio lieviteranno e quindi ragazze, tagliate queste striscioline di pasta che io vedete a lungo in modo abbastanza sottile e poi faccio questi dadini e man mano li passo poi nella farina, in pochissima farina, altrimenti poi l'olio si sporca. Tra una frittura e l'altra l'olio va cambiato in modo da rendere i dolci più leggeri. Io a proposito degli ingredienti ho aggiunto anche un cucchiaio e mezzo di stringa, questo liquore qui tipico beneventano che noi abbiamo, ecco, il liquore delle streghe, mentre a Napoli usano mettere un cucchiaino e mezzo di cognac. Voi fate come volete, potete aggiungere il liquore che volete a vostro piacimento. Ma noi stiamo beneventando. Allora, a questo punto noi prendiamo, nel frattempo la pentola è già sul fuoco, prendiamo questi, ci adoperiamo prima con un tovagliolo in modo che evitiamo che questi struffoli si impregnino di olio. Ecco qui, in questo modo qui. Adesso l'olio è caldo, noi andiamo ad alzare un po' la fiamma e aggiungiamo un attimo che vediamo se l'olio è arrivato a temperatura, perché questo è stato già cambiato. Un altro secondo. Vedete che ecco, il lievito ha fatto già la sua parte. Vedete, questi dadini che prima erano così piccoli stanno già diventando più grandi con il calore dell'ambiente. Ecco, l'olio adesso è arrivato, buttiamo gli struffoli, facciamo in questo modo qui, ecco qui, vai con ecco qui, adesso limita. Le bollicine le devono fare, giusto? Sì, giusto, perché nella pasta c'è dell'uovo e quindi giustamente 3 uova intere più 2 tuorli giustamente fanno. Vedete come lievitano, come diventano grandi? Ecco qua, ma sono squisiti, sono ottimi. Ecco qua, guardate che belli che diventano. Quanto tempo? Il tempo che diventano biondi, ecco, si vede subito poi il colore. Adesso li facciamo stare un altro po' in modo che diventano, ecco qua, vedete, eccoli qua, si stanno già colorando. Con l'aiutante di Babbo Natale, pronta vicino alla cucina, con per aiutarci. All'insù. Ma questi non sono, ecco, per te, qui. Eccoli adesso qua. Adesso stiamo svuotando. Ecco qua, il tutto dall'olio. Vedete? Un po' di schiuma la fa sempre, però noi aiutandoci con questo arnese evitiamo di mettere tanto olio
Ecco qui. Abbiamo quasi finito questa cottura qui. Tra una cottura e l'altra, io di solito abbasso il fuoco tra un taglio e l'altro in modo che l'olio non brucia. Ecco qua. Allora ragazze, terminata la cottura, la frittura, noi abbiamo questi dolcetti belli asciutti. Adesso per la guarnizione adoperiamo dei piattini come questi, dove andremo poi a sistemarli. Per la guarnizione adoperiamo il miele, mele fiori, o magari se preferite qualche altro miele, non so, con qualche altra essenza. Poi guarniremo con dei confettini colorati piccolini, come questi, che non danno fastidio perché sono abbastanza piccoli, però è piacevole il risultato perché sono tutti colorati. E poi chi preferisce anche delle mandorle da sistemare sopra. Adesso vi faccio vedere. Accendiamo sotto la pentola pulita. Mettiamo il miele. Lo sciogliamo quindi? Sì. Mi sa che qualcuna. Ecco qui. Poi affinché questi dolcetti rimangano belli impregnati, li versiamo in questa pentola con il miele. Ecco qui. Ecco, in questo modo noi facciamo sciogliere il miele che diventa caldo e gli struffoli si insaporiscono, quindi assorbono tutto il sapore del miele. Dopodiché, dopo che abbiamo girato per bene i dolcetti, fatti salutare un po', ma quella sta così. Sì, ma sento, tolgo il volume. C'è uno struffolo, non è che tutto. Adesso facciamo in questo modo. Dopo che abbiamo sistemato i dolcetti nei piatti da portata, sciogliamo un po' di miele. Lo aggiungiamo su in modo che i confettini rimangano ben saldi al piatto. Ecco qui. In questo modo qui. Abbiamo lasciato il banchetto da lavoro proprio perché così non si sporca la tovaglia sotto, giusto? Sì, ecco qui. Tutto lì sopra così non si rovina. Ma io questi li vedo strani, li vedo diversi. Quali? Questi qua. Ecco, sono tutti uguali. Ah, ecco, abbiamo aggiunto delle mandorle. E quindi anche qui poi andiamo ad aggiungere, vedi, delle mandorle già sgusciate. Io ho comprato delle mandorle sgusciate perché sono più comode, sono piacevoli perché sono di un buono. Anche qui abbiamo delle mandorle. Potete, in mancanza delle mandorle potrete utilizzare anche delle noci sgusciate sempre, della frutta secca. Le mandorle sono quelle più... Il piatto in questo modo è terminato. Ecco qui. Voilà.